Conti. Personalmente, quindi avevo visto non personalmente i suoi lavori, ma solo sul catalogo, quindi sono veramente contento di averlo qui. Intanto ve lo presento, Peter. Eccolo qui. Naturalmente parlerò piano perché non capisce perfettamente l'italiano, mi sa, quindi si fa un po' fatica. E che dire, io intanto ringrazio per la collaborazione. Abbiamo avuto il patrocinio del Consolato Generale Svizzero di Milano, abbiamo qui il Consolato Generale Svizzero di Genova, che ringrazio per essere venuto qui questa sera. La mostra è nata in collaborazione oltretutto con la Galleria Cieli Contemporanei di Ligure, Cristina di Milano, con Cristina Enrile, e che ringrazio tantissimo anche perché grazie a lei abbiamo potuto realizzare il catalogo di questa mostra, e quindi averlo qui per tempo è una cosa veramente incredibile, e per questo ringrazio lei, ringrazio Alessio e tutto lo staff che hanno lavorato in questo senso. Prima di passare la parola a Diana, che quindi vi racconterà meglio, che conosce da tempo l'artista e quindi il suo lavoro, ha seguito il lavoro come curatrice per altre mostre, passerei la parola dei saluti al console. Grazie, da parte mia un saluto brevissimo. È stato detto, questa mostra ha il patrocinio del Consolato Generale di Milano, perché il Consolato Generale di Milano ha il proprio circondario che la propria Liguria. A Genova c'è una persona che fa riferimento al Consolato Generale di Milano, sono io. Questo è il motivo per cui sono veramente contento e desideroso della mia presenza quando Diana Conti, che opera con noi da un tempo lunghissimo, ci fa il piacere e l'onore di portare le opere degli artisti. Grazie all'artista perché rappresenta la continuità della merito, il rinnovamento continuo dei contributi che arrivano a Genova, grazie a Diana che rappresenta la continuità di questo. No? Quindi se si può dire che i diplomatici ad ogni livello sono dei manutentori di ponti grandi, ponti cieli, passerelle, ci vuole qualcuno che sappia indicare la strada e che porti con sé quello che serve per migliorare gli scambi tra le persone. Io, scusatemi, sono un po' appappinato perché sono affascinato da questa installazione. Vedo questi movimenti su piani diversi, mi sembra quasi di dovermi tuffare nel muro, perché lo vedrete poi chi è indietro, venga avanti, veda da vicino, perché questa tecnica che ha utilizzato è fantastica. Me ne congratulo, l'apprezzo tantissimo. Buona serata a tutti. Dunque sì, il nostro vicino console si chiama René Price. Dunque Peter Hirschman è un artista nato a Friburgo e come Jean Monnet, questo artista cinetico che tutti conosciamo, ed è l'ideatore del Centrum für Kulturproduktion Prog Bern, che è un centro straordinario di Berna, dove ci sono oltre 70 atelier d'artista, una Stadtgalerie, una galleria della città, una galleria privata e anche un teatro. Peter Hirschman è stato il creatore. Noi siamo stati ospiti in residenza con Mauro Ghiglione, un artista genovese, con Alessio Delfino e con Cristina Enrile, e spero che il contatto continui. Peter Hirschman è arrivato da una residenza a Mosca molto importante, e questa sera presentiamo proprio in prima nazionale l'opera che ha realizzato nella Piazza Rossa, con delle ore di osservazione giorno per giorno, vedendo le ricorrenze delle persone, i passaggi, c'è questo danzatore che si scatena,
poi c'è la ragazza sul tappeto che compare due volte, mentre la pedana gira su se stessa, e ci sono, c'è il Joker, c'è lo skater, c'è quello che parte, quello che fotografa, quello che sale sulla pista, e la pedana gira, ma ci sono degli elementi impedanti che sono dei cori dentro questa pedana, dove poi gli avvistarsi il soggetto, ma anche i voli, e ha studiato in modo che i personaggi giusto rischiano di andare oltre il volo. Ma perché io diciamo evidenzio anche il lato impietante? Questa è una mostra che come tematica ha la città globale, la globalizzazione, con tutti i suoi effetti che sono quelli dello straniamento. Il titolo, non a caso, ha una parola russa proprio in omaggio alla residenza Mosca di Peterescia, o straniere, e poi stabilismo francese e straniamento. Questi sono gli effetti di una globalizzazione che mette bene in evidenza quest'artista, inserendo in un contesto incontro dei personaggi che appartengono a una situazione altra. In realtà è una mostra che vuole anche riflettere sui disagi della postmodernità. Peter Hirschman ha approfondito questo lavoro dal suo punto di osservazione, quando non gira nel mondo dai fiori alle savane, dal nord al profondo sud, dalla finestra del suo atelier, dove parla una piazza ogni mattina, dove si avvicinano i personaggi, quelli ricorrenti, gli operai, i ragazzi che vanno a scuola, le casalinghe che vanno al mercato, e fa un prelievo di soggetti, oggetti, comportamenti, abiti, divise, militari, paramilitari, ne crea un archivio e li ordina, e quando arriva il momento di ideazione dell'opera li prende come delle comparse e li inserisce nel suo contesto. Quindi le sue opere hanno un contatto diretto con la realtà, però i mezzi sono della realtà virtuale, quindi mette insieme l'artificio e la realtà in un modo molto diretto. Però lo spaesamento porta anche effetti di inquietudine, ma non solo. Infatti in queste opere noi sentiamo il nonsense, la suspense, il gioco, l'ironia, ma anche la paura e anche il vuoto, come è rappresentato soprattutto in questa mostra. L'occhio è fondamentale nel lavoro degli artisti, e ha intitolato Eyes, cioè occhi, un'opera che rappresenta una donna egiziana con il niqab nero da testa ai piedi, di cui si vedono solo gli occhi. E questa donna viene trasferita nel suo processo di lavoro in un contesto a New York di poliziotti in divisa invernale nera con il passamontagna, dove si vedono solo gli occhi, quindi sembrano mimare la divisa della bella signora Ara. Questo video enigmatico e interessante è entrato nella collezione Pinot di Palazzo Grassi di Punta della Dogana Venezia. E quindi c'è un altro video che noi qui non vediamo, dove dei cinesi con un fardello sulle spalle e vanno da A a B, si spostano su un fondo desertico per dare l'idea di questo spostamento continuo, di questo transito dell'umanità che sicuramente Peterescu esprime molto bene, tanto che ha partecipato a una mostra a Grenfell che si intitola Transit. Il concetto del transito è anche molto approfondito da Paul Virilio, che aveva fatto alla Fondazione Cartier di Parigi una mostra intitolata Stop Eject Terre Natale, D'ailleurs, come Assisi, Stop Eject Terre Natale, e l'attore comincia qui.
era una mostra che era anche una manifestazione politica, e Bonvillo aveva approfondito molto questa tematica, facendo anche un monito terra natale, un terra natale, a Bucascia, terra natale o terra natale, a voi la scelta. C'è un'opera che si ricorda molto di videogiochi, si intitola Winter Game, e c'è un paesaggio un po' artificiale, dove sta nevicando, ci sono dei poliziotti anche sommossa, però degli elementi anche ironici di bambini che salgono e scendono con dei corpi semiallegici in testa. Oppure è anche un piccione in una situazione così di montagna, e un topo morto, sempre un'inquietudine che affiora, molto ironico, e Illumination, questo video di monaci, forse di vent'anni buddisti, che perseguono l'illuminazione, in questo caso l'illuminazione la danno col flash della macchina fotografica. Inquietante, interessante anche questo video, questo Lippers. E c'è persino un elemento che rimanda a Hitchcock. Sono questi gabbiani assolutamente fuori contesto in un parco di Johannesburg, dove ci sono le persone, gli operai che li puliscono, che tolgono la spazzatura, ma ahimè, come quasi nei sacchetti abbandonati, ci sono dei uomini che inquietantemente immobili potrebbero essere disoccupati, oppure anche morti. Ecco, questi elementi fanno parte della visione del mondo e di Peter Eschmann. Ed è tutto nel testo a catalogo pubblicato dalle edizioni CECO, tempo di fare riferimento all'occhio, al Kino Graz di Zinga Bertov, questo cineasta russo. La parola ostranienie che ho usato, come dicevo prima, che significa appunto stranamente, è una parola d'autore, perché l'ha ideata il formalista russo Viktor Shklovsky. E allora mi è piaciuto usarla e poter ricostruire un po' questo clima di globalizzazione in cui tutto è compresente. Peter Eschmann azzera le distanze geografiche, religiose, politiche, civili, sociologiche. Con Adorno il museo è diventato una tomba di famiglia. Con Virilio il mondo si museifica. Con Žižek si diffonde l'epidemia dell'immaginario. Ancora con Virilio il contesto urbano diventa una città panico ed entra in sintonia con un altro pensatore che è Zygmunt Bauman, e che è la sua città liquida. Cioè, questo pensatore di origine ebraica che ha avuto una vita molto difficile per le discriminazioni e che è scomparso da poco, ha conferito alla globalizzazione lo stato di industria della paura, alla collettività lo stato di omologazione, all'uomo lo stato di merce. Ma questa mostra ricostruisce un'idea di radicamento dell'umanità che non è di carattere etnico, ma è di carattere etico. Io ringrazio dell'attenzione e naturalmente vi comunico che è presente l'artista, che parla tedesco, francese, inglese, capisce anche un po' di italiano, e potete quindi